dimentichiamo. Allora, partiamo con un piccolo commento alla situazione di oggi, perché in molti ci chiedono la nostra opinione. Allora, ci chiede la nostra opinione sul governo Renzi. Ora, la maggioranza delle persone penso si sia almeno resa conto che Renzi è un personaggio inventato. È un personaggio inventato perché veramente è un personaggio inventato. No, è costruito. Non è inventato e costruito, ovviamente. È facilissimo capirlo, ma non siamo qui per parlare di queste cose. Alcuni hanno fatto un paragone con Mussolini. Fa parte della mistificazione. Tra l'altro, vedendo alcuni spezzoni dell'intervento che Renzi ha fatto oggi alle Camere, si capiva perfettamente che il personaggio è un attore, è stato lavorato come attore ed ha preso anche delle espressioni di carattere mussoliniano. Andatevi a guardare queste esibizioni di nullità che c'è stato oggi al Parlamento, dove Renzi parlava senza dire nulla, perché diceva i problemi ma non diceva le sue soluzioni, per cui parlava per minchionare le persone. E in questi casi, no, pigliava a volte degli atteggiamenti, gli avevano detto, dice, piglia un atteggiamento che devi sembrare Mussolini, capito? Allora faceva così, il muso mussoliniano. Questo per dire la recita che oggi come oggi si sta facendo alle spalle di questo infame popolo. Allora qui abbiamo il messaggero è un bel giornale, è fatto molto bene, evidentemente i soldi ci sono e il direttore sa quello che fa. Renzi Premier, mi gioco la faccia. Allora, la prima cosa. C'è una faccia. Appunto, giustamente Orazio si chiede se uno che si gioca la faccia ci abbia una faccia. Lui la faccia non ce l'ha, per cui è inutile che si giochi. Giocasse le mutande di sua madre, ma non la sua faccia. Giocasse pure il suo conto in banca. Che dopo diremo. Allora, vediamo un piccolo elenco di questo esecutivo, per dire poi, perché qui leggeremo una cosa molto interessante per intero, intero. Integrale. Sì, sì. Vabbè, comunque sì, è un commento mio quello che ci vuole. Abbiamo questo strano capo del governo. Poi abbiamo, attenzione, Angelino Alfano agli interni. Allora, la storia degli interni in Italia è una storia di appartenenza alla Sicilia. Io butto qui queste cose quando dico che chi ha gestito gli interni è stata sempre la mafia. Che cosa vuoi? Volete che ve lo racconti? E vi do anche le prove, mafia, se con volete. Con CIA a supporto. Hai capito? Allora, perché? Perché dal 1943, anche Cossiga, che è stato quando è nata l'Italia di oggi, l'Italia di oggi è nata con uno supporto molto chiaro e molto evidente degli accordi costanti e molto sostenuti tra la mafia italo-americana e la mafia puramente italiana. Per cui non è una stranezza. Ogni tanto c'è stato qualche cambiamento, perché riportava questo cambiamento una modificazione dei rapporti tra Camorra e mafia. Cioè c'è stati dei casi in cui al posto del siciliano c'era il napoletano. Poi c'è stata una strana storia di un rapimento. Allora lasciamo stare e andiamo avanti. Poi abbiamo Piercarlo Padoan, economia, 68 anni, capo economista. Quando per OCSE non si poteva trattare. Allora, questo personaggio ci induce a dire una cosa. Io spesso utilizzo una frase che mi è piaciuta molto: questo indizio mi induce ad indugiare. Allora io sono convinto, e qualcuno mi dimostra il contrario, che questo governo è stato creato, governo Monti, a ciò che faccia da copertura
alla vera e propria nomina, che è quella voluta da loro signori, di questo personaggio al controllo della finanza italiana. Il resto è tutto un contorno. Renzi è stato inventato per coprire con la sua faccia la presenza di questo individuo Padoan. Piercarlo Padoan, capito? Padoan. Questo è il punto cardine, tutto il resto. Tant'è vero che anche in questo giornale, che è fatto bene, l'ho detto prima, chi sta al centro qui, come si vede, è Padoan. Come mai? È un caso? Io dico proprio che non è un caso. Poi abbiamo Roberta Pinotti alla difesa. Allora, è chiaro che Roberta Pinotti non è nessuno. Non è nessuno. La difesa, viene controllata dai produttori di armi americani, quindi sappiamo che cos'è. E quella sta lì per metterci la faccia. Anzi, sappiamo comunque. Ma lei era la vicepresidenza di Mauro, Noi sappiamo perfettamente che in questi casi i ministeri vengono gestiti dai direttori generali, il ministro non conta niente. Quando rinfacciavano andremo al potere noi, la prima cosa che facciamo, via tutta la burocrazia, via la nomenclatura. Tutto. Impiccati tutti i direttori generali, dopo si cavano. E come faceva Stalin, no, ogni tanto gli tagliava la testa tutti buoni. Allora, questa cosa qui, ricordiamocelo bene, quando ce la pigliavano con Berlusconi che metteva delle stronzette al ministro, ha detto, oh, la stronzetta, quelle stronzette, come diceva una volta una persona che se ne intendeva, per riuscire a orientarsi all'interno di un ministero italiano ci vogliono dai 5 ai 10 anni. Infatti l'orientamento ce l'aveva ad esempio Andreotti, quando sapeva quello che doveva fare e sapeva chi erano e come la pensavano uno per uno tutti i direttori del ministero che lui controllava, vabbè, tra cui anche quello della difesa. Per nostra fortuna, per un certo periodo abbiamo avuto la difesa gestita direttamente dal Vaticano e non era male, perché erano interessati al Vaticano, erano interessati a difendersi, capito? E l'Italia veniva considerata come avamposto della città del Vaticano. Poi abbiamo quest'altra, gli altri non lo diciamo, non serve a niente. Beatrice Lorenzin, salute, 43 anni, ex ministro della salute. Allora, Beatrice Lorenzin è quella troia che sappiamo, è un personaggio che è intimamente legato ad ambienti cattolici. Perché? Perché il controllo della salute, il controllo della salute lo vogliono avere loro, certo, no? Ma soprattutto è in causa, c'è cioè un processo in corso contro di lei, Martina, per la stamina, sì, in cui ha abusato del suo potere, esattamente, che ha messo i bastoni fra le ruote per impedire la verifica della fattibilità come, o meno del protocollo. Come un'altra democristiana doc, cristiana all'eccesso, la bellissima Rosy Bindi, che ha fatto di tutto per bloccare la terapia di Bella. Allora, adesso, per, come completamento di questo mio intervento, tu ci leggerai questa cosa importantissima, ce la fai a sentirlo, devi alzare un po' la voce, questa cosa importantissima relativa alle vere ragioni di questo volere. Leggiamo questo articolo di Informitalia che si intitola Renzi, le lobby di potere e la fine della democrazia. Possibile che nessuno se ne parli? Allora, comincia così. Decidere quale sia il peggior quotidiano nazionale è un'impresa difficile. Se la giocano in tanti per il podio. Probabilmente la Repubblica è in testa a tutti sulla disinformazione, seguita subito dopo dal Corriere della Sera, che in quanto all'illusione di notizie rilevanti non ha rivali. Il giornale non è un giornale, la stampa dovrebbe chiudere, il Fatto Quotidiano si impegna ma potrebbe fare di più, l'Unità si dichiara di sinistra ma è di destra, il Manifesto è di sinistra fin quando non diviene sconveniente, il Messaggero e Compagnia Bella tutti i servi del sistema. Ah sì, c'è il Libero, mi vergognerei a comprarlo anche se fossi Berlusconi, hanno convinto. È possibile che nessun quotidiano dia risalto allo scandalo Barca dei Benedetti, che mette in luce quali poteri ci siano realmente dietro la nostra politica? Possibile che nessun quotidiano metta in risalto il fatto che Renzi in pochi anni abbia ricevuto milioni di euro da strane associazioni? Possibile che nessun quotidiano evidenzi il fatto che Renzi faccia convegni a porte blindate con banchieri ed elite dell'alta finanza?
avrebbe l'obbligo morale, e se si trattasse realmente di giornali e giornalisti, di spiegare chi è Michael Ledin, la mente della politica Ledin, estera. Allora fermiamoci un momento. Eh sì, Ledin è un nome storico. Abbiamo 3 minuti. Quanto? 3 minuti. 3? Sì. Allora, Ledin, uomo quanto mai importante, è un agente, uno storico, uno studioso, un seguace affiliato alla CIA e legato molto strettamente all'UTVAC, un uomo che ha fatto la sua esperienza, la sua cultura per conto della CIA e dei servizi segreti americani in Italia. Quindi è il consulente dei loro servi. Vai avanti. Ledin è stato consulente strategico per CIA e Casa Bianca, teorico della guerra all'Iraq durante l'amministrazione Bush, consulente del Ministero degli Esteri israeliano, implicato in scandali come Iran-Contra e Nigergate e P2 di Licio Gelli. Secondo il New York Post, non parliamo di Repubblica o Corriere della Sera, Renzi è appoggiato dalla destra repubblicana americana, gli ambienti delle lobby ebraiche. Per approfondimenti si veda pure l'eccellente dossier di Franco Fracassi. Poi ci sono Franco, membro del comitato direttivo Bilderberg Group, e Marco Bernabé, padre e figlio, che hanno ottimi legami con Israele. C'è Marco Carrai, amico di Renzi e suo finanziatore da anni, ha veri e propri contatti commerciali in Israele. C'è David Serra, della Morgan Stanley, una delle banche responsabili della crisi mondiale a guidare Renzi sul piano economico. Ci sono Diego Della Valle, Carlo De Benedetti, Fedele Confalonieri, Vittorio Colao e tantissimi altri nomi dell'elite della finanza e banchieri dietro Renzi. Ma non è finita qui. Ma non è finita qui, perché forse per i quotidiani, per i media mainstream e per i TG è normale che in Italia il Presidente del Consiglio si cambi a piacimento dei poteri forti e non a scelta popolare, vedi elezioni democratiche. Per noi invece non è normale, soprattutto se consideriamo che la rotazione Bersani poi Letta poi Renzi sta decidendo un partito, il PD, che è stato votato da 8,6 milioni di persone, il 17% degli aventi diritto al voto, un italiano su 6. Peggio ancora se consideriamo che Renzi è stato votato, se votazioni regolari si possono chiamare, e quindi scelto da 2 milioni di persone nelle primarie PD. Il 4,2% degli italiani aventi diritto al voto ha scelto Renzi. Bella democrazia. Allora, io direi con questo lo concludiamo, perché quello che noi... Allora, io ogni tanto sono costretto a fare piccole illazioni o deviazioni su quello che è il mio passato, perché queste cose io lo scrivevo negli anni 50. Mi fa piacere che sono passati o più che mezzo secolo e la riprova c'è sistematica. Qual è la conclusione? La conclusione è che i popoli sono sempre asserviti, non è una novità. I popoli non hanno memoria. Non hanno memoria. Sono sempre asserviti ai poteri. Praticamente gli riproponi la stessa, stessa truffa, lo stesso tranello e ci ricascono tranquillamente. Pochi hanno quella mente lucida e coerente e tagliente come ci abbiamo noi, che a noi non ci frega nessuno. Purtroppo siamo quattrucati. Come capita sempre nella storia. Ricordiamo sempre, se scappa ancora un minuto, ricordiamo sempre che quel grande e povero scrittore che si chiamava Silvio Pellico, quando uscì da quella infame galera passata dallo Spielberg, Spielberg è un castellaccio infame in un freddo terribile e lui lo tenevano nelle scantinate segrete. A pane e acqua. Bene, quando è uscito ha scritto la sua opera più importante, che appunto Le mie prigioni, pensando di scrivere un libro che avrebbe dovuto servire ad elevazione del popolo, no? Spirituale. Spirituale e appunto soprattutto.